Riconsegnata ai cittadini catanesi Piazza dei Martiri dopo quasi 3 mesi di lavori di restyling, con cui tra l'altro sono state raddoppiate le zone a verde preesistenti e messe a dimora numerosi alberi aggiuntivi. Grazie a questi interventi Piazza dei Martiri ora è un'area del tutto accessibile con un nuovo arredo urbano e nuovi percorsi adatti anche per i portatori di handicap e che nella prossima primavera, grazie al nuovo impianto di irrigazione realizzato con la crescita del prato degli alberi, sarà arricchita da nuovi colori e zone d'ombra. Una realizzazione che è stata fatta senza oneri a carico del comune, perché si tratta di opere compensative fatte da Terna nei lavori che sta facendo la città, curata dall'amministrazione comunale, dell'ufficio urbanistica, in particolare diretto dall'ingegnere Bisignani, un lavoro che restituisce appunto alla città un pezzo di suolo pubblico, di area pubblica, alla fruizione collettiva. È, diciamo, un segnale tangibile quello che stanno avendo i cittadini, con queste ne sono state realizzate già 15 in città, tutte messe in sicurezza, come ha detto lei, dotate di videosorveglianza, quindi un altro ulteriore segnale, come ha detto il vice sindaco, per far diventare Catania una città moderna ed europea.